Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui per tutti i risultati di WWE World Games 2020. Un evento eccellente, un evento incredibile. Oggi lui ha fatto 100, ha fatto un evento incredibile ragazzi, incredibile. Pazzesco. Uno dei migliori del 2020, se non il migliore, pazzesco il grande evento, pazzesco. Ogni match uno più bello dell'altro è stato. Iniziamo dalla card ufficiale, perché non c'è stato di kickoff. World Games Match, team, quindi femminile, Team Shotzi contro Team Candice. Vince il Team Candice, grazie a Indy Hartwell che viene comunque ragazzi NXT, non ve l'ho detto ma NXT sulla titolo non ve lo metto perché si sa che è NXT, che un momento fa un bellissimo incontro questo qui, un War Games match, un match di guerra, e vince il team Candice grazie a Indy Hartwell che viene e distrugge tutti il team Shotzi. Grandissimo, io uscirà che con, cioè, veramente fighissimo, con il, con la cosa, con il bidone d'acciaio, cioè, mette in testa e salta addosso a tutti, fighissimo, con lo spot là. Però alla fine ha vinto il match, ha vinto il team che non voleva che vinceva, però ha vinto, quel team là, ha vinto. Grazie comunque sempre a Indy Hartwell che cioè, ha fatto vincere il team Candice. Altro match, andiamo subito. Timothy Thatcher contro Johnny Gargano. Match da 10 in pagella. Questo ragazzi è un match incredibile, rivalità mostruosa tra i due. Bellissimo match, ma ragazzi è bellissimo veramente. Regà, chapeau, non sto scherzando, eh. Un match incredibile, questo qui, incredibile, addirittura anche il sangue a Timothy Thatcher sull'orecchio, ha vinto alla fine Johnny Gargano, ma un match incredibile tra i due, hanno fatto un match da WrestleMania, altro che da War Games, è un match da WrestleMania, match durato un botto, è durato ma pieno di botti, ma è un momento lì, ma è un momento moscio, pieno di botti, Timothy Thatcher che domina, perché domina il Timothy Thatcher, ma vince Johnny Gargano con poche mosse. Grandissimo match ragazzi tra i due, veramente. Terzo match, strap match, quello tra Cameron Grimes e Dexter Lumis, la spunta di Dexter Lumis. Bello, bello, bello quello questo qua. A me non piacciono tanto queste stipulazioni, strap match, però è stato figo. Anche questo qua sarà molto molto figo, anche questo, anche se lo ripeto non mi piacciono molti strap match a me, però me lo gusto e porto a casa perché anche questo qua sarà un bel match, ovviamente alla fine dice Dexter Lumis perché è più forte di Cameron Grimes, però Cameron Grimes l'ha provato tutte, ha bendato il coso, frustato con la frusta, tutto ha provato, ha barato inizio match, tutto, ha provato di scappare, non è riuscito a niente, niente. Ha fine da smutare Dexter Lumis. Penultimo match, 3x3 match, North American Championship. Vince Johnny Gargano, ma che match è stato, ragazzi? All'improvviso arriva Austin Theory con delle guardie. Austin Theory che aiuta Johnny Gargano. C'è Austin Theory, ma ti fai schifo. Cioè, non vale niente il roster, ti fanno fare queste cose. Ti fanno fare. Cioè, ha perso tutti i match possibili. Ha perso Austin Theory. Tutti, guarda che si mette a fa, scream, quella cosa da scream, veramente, raga, senza parole, cioè, ma che, ma che è? Ma dai, patetico, raga, patetico veramente, cioè, patetico veramente, aiuto Johnny Gargano, Damian Priest e Leo Ruff mi dispiace, perché è rimasto campione per 3 settimane soltanto, manco per un mese. Cioè,
Mi dispiace, Nicolò, alla fine se lo merita, in parte sì, se lo merita, anche se preferivo a questo punto Damien Priest, preferivo, a questo punto, perché Leon Ruff è diventato campione per caso, quella volta là, ha fatto pure un bel match, ha fatto, Damien Priest che cercava di non fargli male, ma alla fine l'ha distrutto, addirittura l'infermeria l'ha mandato, poi è tornato, e Johnny Gargano ha nominato che ha preso il titolo, riprende il titolo di nuovo. E niente ragazzi, manca l'ultimo match, World Games Match, Team Undisputed Era contro team, adesso vi dico, Dan contro Oney Lorcan, Danny Burch e McCarthy, che in realtà è un rugbyista, non sappiamo perché l'hanno messo lì, la storyline è proprio andata a guardare, che non ve lo racconto, perché è lunghissima, cioè è lunghissima. Comunque, vince il Dispo di Terra a sorpresa e Godo ha fatto un match incredibile. Addirittura McCaffrey, che è un Great Big Star, ha fatto poco, ma è riuscito a scamparsela da una Paranaisan Slime di Adam Cole, raga, clamoroso. Bel match, match anch'esso molto molto figo. Preferivo quello femminile, preferito forse, non lo so. Pochi oggetti usati per essere un War Games match, un match da guerra, però figo anche questo qua, molto figo, mosse fighissime. Cioè, McCaffrey con Rugby sta mossa dalla terza corda, un muscle pazzesco su Roderick Strong. Addirittura mi ha preso pure i tavoli da Disponedera, Tito Fish, Bobby Fish, Roderick Strong e Godo però, perché vince la Disponedera, vince. E niente ragazzi, questo qua era WWE World Games di NXT 2020. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Evento da 9,5 pagelle per me, anche 10. Ogni match sarà fighissimo, ogni match. E ci vediamo ragazzi alla prossima. Bella.